Ciao, benvenuti o bentornati sul canale della FAO Studios. Oggi andremo a vedere quanto costa un drone da FPV e cosa serve per costruirne uno. Partendo dalla fine, un setup base vi costerà tot soldi se vi costruite il drone da zero. Per risparmiare qualche soldo, vi consigliamo di comprare come prima cosa il simulatore di volo e il radiocomando. Così facendo, già dopo un paio di ore di simulatore, capirete subito se effettivamente vi piace volare in FPV e se volete appunto spenderci altri soldi. Banggood da ora in poi sarà il vostro nuovo migliore amico. Questo perché il sito è cinese, i componenti dei droni vengono prodotti in Cina e di conseguenza comprando direttamente da questo sito risparmiate molti soldi. Quindi vi sconsiglio di comprare da siti europei e americani, questo perché appunto i costi saranno maggiori. Se però non vi fidate dei siti cinesi oppure non volete aspettare dalle 2 settimane ai 3 mesi per l'arrivo di alcuni componenti, allora a fine video vi daremo anche delle alternative come siti. Ok, in particolare adesso andremo a fare una scarrellata di tutti i componenti sul sito, quindi vedremo anche quanto costano e vi dirò brevemente a cosa servono. E in particolare divideremo il carrello di acquisti in 4 fasi, ovvero il visore, la radio, il drone in sé, quindi i componenti del drone in sé, e i componenti aggiuntivi che vi serviranno appunto per assemblare il drone, la manutenzione, tutte queste belle cose. Ok, sezione visore. Quindi come prima cosa vi consiglio questo visore qui, che è l'Echine EV800. È molto comodo perché per iniziare, ok, è grandicello, ma costa poco, perché altrimenti io attualmente utilizzo i Fatshark HDO, la prima versione, che li ho pagati sui 500 euro, quindi sono tantissimi soldi per un buon visore. Però vi consiglio sempre di partire da dei visori economici, quindi su questa fascia di prezzo qua, in modo tale che poi è anche comodo perché questo tipo di visore si può trasformare in schermo. Infatti, come potete vedere, questa parte qui in realtà poi si può staccare e quindi anche in un futuro magari voi vi comprerete gli occhiali nuovi, quelli fighi, però magari c'è un amico con voi o c'è un cliente con voi, potete dargli questo vecchio visore in modo che lui comunque può vedere a schermo quello che effettivamente succede sul drone. E così siamo tutti contenti. Dopodiché vi consiglio un'antenna, questa qui in particolare, perché praticamente sugli occhiali dovete montare 2 antenne, o meglio, questo visore qua c'ha un'antenna soltanto, cioè ha la possibilità di montare un'antenna soltanto, però anche nel futuro, quando magari vi prenderete un visore più serio, solitamente appunto c'è la possibilità di montare 2 antenne. E quindi vi consiglio questa antenna qui per quanto riguarda. E se volate intorno a voi è in un raggio di penso sui 500 metri, quindi intorno a voi completamente a 360 gradi con una distanza massima di 500 metri. Vi consiglio questa antenna qui che voi piazzate sui vostri occhiali, è bella alta. Vi consiglio questa antenna qui che ha il busto tanto lungo, più che altro perché la testa in realtà fa interferenza, l'acqua che c'è nella testa, comunque il sangue che c'è nella testa fa interferenza con i segnali che vengono utilizzati da questi droni. Di conseguenza è molto meglio avere un'antenna appunto tanto col busto tanto lungo in modo tale che avete una ricezione del segnale migliore. Il secondo acquisto che vi consiglio è questa antenna qui, che è un'antenna patch, si chiama. E praticamente mentre l'antenna di prima vi permetteva di volare intorno a voi, però avevate un limite massimo di distanza di 500 metri circa, con questa antenna qui voi la piazzate in una direzione e sapete che in quella direzione potete andare anche fino a 1 chilometro, 1,5 chilometri di distanza senza perdere il segnale video. Quindi state attenti perché appunto potendo montare una sola antenna su questo visore che vi ho consigliato, magari se puntate a volare intorno a voi mettete quella che è la prima che abbiamo visto. Se invece puntate a volare in una direzione unica però distante, allora utilizzate quest'altra antenna qua. Prendendo questa antenna qui però dovete pigliarvi anche questo cosino qui, che è un tappino che dovrete mettere, praticamente vedete in questa foto qua, avete un gambo che è quello che attaccate agli occhiali. L'altro pirulo, diciamo, dovete coprirlo perché altrimenti vi si abbassano di molto le prestazioni dell'antenna. Quindi semplicemente dovete pigliarvi questo aggeggino, lo comprate una volta, ce lo tenete per sempre e lo mettete dall'altra parte dell'antenna. E infine vi servirà anche questo adattatore qui, che sarà quello che vi permetterà di attaccare questo busto qui, comunque quell'attacco lì, effettivamente al vostro modello. Quindi trovate tutti i link in descrizione in modo tale che non dovete perdervi in giro. Più che altro perché sulla questione antenne c'è sempre il discorso dei connettori, che ci sono 4 tipi di connettori, è sempre un casino. Cioè, mi ricordo io le prime volte che ho preso le antenne, le ho sbagliate tutte perché prendevo con i connettori sbagliati.
In descrizione vi lascio il link con i connettori perfetti, giusti, che dovete pigliare, e così siete a posto. Ok, passando al prossimo capitolo, ovvero il capitolo radio, come prima cosa vediamo che radio vi consiglio. La radio che vi consiglio è questa qui, la FR Sky Tranis Quick 7, che è quella che utilizzo anch'io, ed è il miglior compromesso fra prestazioni e prezzo, nel senso, trovate anche radio che vi costano molto di meno. Il problema di quelle radio è che sono limitate, nel senso che non hanno la possibilità di avere upgrade futuri, o comunque non possono attaccare i moduli, che vedremo dopo cosa sono e a cosa servono. Di conseguenza, questa qui è la radio, diciamo, professionale, livello base proprio, perché ovviamente poi ci sono radio che costano anche molti più soldi, però diciamo che comprate questa qui e ve la tenete anche a vita, senza problemi. Vi toccherà probabilmente prendervi anche il battery case, più che altro perché anche quando l'ho presa io questa radio qui per la prima volta, non so perché, ma non viene incluso il vano batterie, quindi semplicemente dovete pigliarvelo a parte, ecco. Per completare il kit radio, vi consiglio di comprarvi il modulo R9M della FR Sky. Questo perché questo modulo ci permetterà di mandare il drone a distanze molto maggiori, nel senso, con questo modulo riusciamo ad arrivarci tranquillamente a 1 km, 1,5 km di distanza, senza problemi. Se invece utilizziamo la trasmittente della radio standard con una ricevente per il drone standard, molto probabilmente avremo problemi a raggiungere distanze così elevate senza essere sicuri appunto di non perdere il segnale. Se invece utilizzate questo modulo qui con la particolare ricevente, allora non avremo questo problema. In particolare, state attenti, comprate la non LBT version. Questo perché se prendete la LBT version è un casino, perché c'è il firmware europeo, sono sbatti perché il segnale è limitato, ed è un casino poi andare a cambiare il firmware per adattarlo, quindi per avere la massima potenza. Quindi, per eliminare il problema alla radice, comprate direttamente la versione non LBT e siete a posto. Parlando invece del drone, qua abbiamo un po' di più componenti, quindi cercherò di andare un attimo più spedito. Allora, praticamente abbiamo questo telaio qui, che costa poco, ve lo consiglio. Dopodiché abbiamo come camera la Foxeer Mini Predator 5. Come stack, questo qua è praticamente il computerino del nostro drone, vi consiglio il Mamba F4. Come motori vi consiglio la configurazione che facciamo noi del drone in questo video e anche nei prossimi, dove andremo proprio a vedere come si costruisce, sarà una configurazione con motori e batterie a 4S, che ovviamente se state iniziando non capite cosa vuol dire, ma indicativamente tenete la mente, ecco. Quindi questi motori qui. Dopodiché, come trasmittente video useremo una Tramp HV, utilizzeremo un GPS. Come eliche utilizzeremo queste qui, vi consiglio di comprarne un po', nel senso almeno 4 paia, anche perché le prime volte che volerete, molto probabilmente gli atterraggi, soprattutto che sono la parte più difficile, la farete un po' male, magari schianterete il drone, e le eliche sono diciamo, i componenti che si va a rovinare più spesso, diciamo, più facilmente. Dopodiché vi consiglio questi stand-off in gomma, che serviranno a tenere praticamente il nostro flight controller, che è il computerino che abbiamo visto prima, un attimo ammortizzato rispetto al telaio del drone. Questo perché i motori creano un sacco di vibrazioni sul drone e queste vibrazioni potrebbero dare fastidio al nostro computerino. Quindi con questi standoff in gomma andiamo a rimuovere questo problema. Come antenna che attaccheremo al drone vi consiglio la stessa identica che abbiamo visto prima per quanto riguarda gli occhiali. Questa qui sarà l'antenna che andremo ad applicare sulla ricevente. La ricevente l'abbiamo già vista prima, è questa qui che vi viene mandata insieme al modulo R9M, quindi in particolare si chiama R9M Mini OTA, OTA Access, questa qui. Come batterie vi consiglio queste qui, sono quelle che utilizzo anch'io, vi consiglio di comprarne almeno 3-4, anche perché le batterie quando sono nuove, con la configurazione che andremo a utilizzare noi, che andremo a creare noi, diciamo avremo circa 4-5 minuti di volo a batteria se non spingiamo il drone a manetta. Di conseguenza vi consiglio appunto di prendere un 3-4 proprio per un discorso del ok, vado a volare, non è che faccio tutto un tramacchio per volare 5 minuti, ci vuole almeno 20 minuti. Anche magari poi per un futuro, se volete farlo a livello lavorativo, avere più minuti di volo vi permette di avere anche più elasticità per quanto riguarda le riprese, quindi siete un attimo più tranquilli, ecco.
Vi consiglio questi strap qui, che sono tra i più economici per quanto riguarda le batterie, perché noi le batterie sul drone le andremo ad attaccare con questi strap. Dopodiché, come caricatore delle batterie, vi consiglio questo qui. Vi metterò il link di Amazon perché l'ho dovuto pigliare due volte questo caricatore io, nel senso che il primo l'avevo preso da Banggood, mi era arrivato uno tarocco e non funzionava. Quindi l'ho preso da Amazon, costa un po' di più soldi, però siete sicuri che funzioni al 100%. Tutti gli altri componenti invece li ho ordinati più e più volte e mi sono sempre arrivati funzionanti tutto quanto. L'unico problema che ho riscontrato nel tempo era appunto stato con questo tipo di caricatore. Dopodiché vi consiglio questo adattatore qui, che è un adattatore che non viene incluso nel caricatore, però vi servirà per caricare le batterie. Questo cavotto qua è uno che andremo ad attaccare sul nostro play controller, quindi il computerino che abbiamo visto prima, e servirà per essere attaccato, diciamo, alle batterie che hanno. Adesso vediamo se si vede nella foto. Hanno questo attacco qui, che è lo stesso, si chiama XT60 come attacco, e quindi servirà per attaccare le vostre batterie al drone. Dopodiché, come GoPro o comunque come diciamo, telecamera per registrare video in alta risoluzione, vi consiglio, ovviamente, se avete la possibilità economica, una GoPro Hero 9, che è la più figa al momento. Però vanno benissimo anche la Hero 8, la Hero 7, la Hero 6 e anche la Hero 5. Dalla 5 in giù, cioè dalla 4 in giù, ve le sconsiglio a livello di qualità. Quindi li vedete in base anche al budget che avete, quanto volete, quanto potete spendere. Dopodiché, questo kit di standoff vi consiglio, che ovviamente come vedete sono tantissimi, quindi è un acquisto che voi fate una volta e poi lo utilizzerete se magari fate altri droni, altre configurazioni. Vi si rompe un pezzo, potrete andare a usare questi componenti qua. Stessa cosa per queste vitine e stessa cosa per i bulloni, perché è una cosa che non viene scontata, ma quando vi vendono i motori non vi danno anche la vite per avvitare le eliche, quindi è importante che vi compriate questo set. Qua in realtà io ho comprato, al tempo ho comprato due set, ma uso gli stessi bulloni da una vita, quindi in realtà a meno che non andiate a perdere completamente il drone, è difficile perdere i bulloni, diciamo, ecco. Bene, nell'ultima fase di questo video invece andremo a vedere i componenti aggiuntivi. Questi componenti aggiuntivi sono tutte cose che comprerete una volta, che vi aiuteranno, vi serviranno per costruire il drone, fare cose con il drone. E che però, come si dice, non comprerete più, cioè nel senso sono acquisti unici che fate una volta e siete a posto per sempre. Bene, iniziamo con il simulatore. Come simulatore io ho utilizzato, quindi vi consiglio di conseguenza, Velocidrone, che costa tipo 16 sterline 99. È molto base, molto realistico, non c'è molto da dire. Nel prossimo video andremo a vedere, come funziona questo simulatore e come utilizzare il radiocomando, come configurare le varie cose per potersi allenare o comunque per poter imparare come si vuole in FPV utilizzando il simulatore. Dopodiché vi consiglio questo cavettino qui, che magari avete già a casa, però in ogni caso è da dire che serve, che servirà per collegare appunto la vostra radio al computer. Brugole. Delle fascette da muratore, comunque da elettricista, che saranno fondamentali. Queste fascette le vedremo bene quando ci sarà il video in cui andiamo a costruire il drone in sé e lì vedrete a cosa servono. In ogni caso, compratele. Un kit di cacciaviti, io in particolare utilizzo questo qui. Questa cosa qua, che si chiama Conformal Coating, servirà, la metteremo su tutti i nostri componenti prima di andare ad assemblare il drone e questo ci aiuterà a rendere il sistema semi impermeabile, cioè nel senso non è che potremo prendere il drone e lanciarlo in una vasca da bagno, però indicativamente se mettiamo questo liquido qua su tutti i componenti potremo volare anche con la pioggia o anche nella neve, cioè con la neve, non dentro la neve. Il terzo braccio, questo sarà fondamentale, infatti vi accorgerete quando inizierete a fare le prime stagnature, a montare i primi componenti, sarà un casino se avete solamente due mani, quindi una terza mano sarà fondamentale. Un multimetro, questo lo utilizzeremo per vedere, una volta finita la build del nostro drone, per vedere se abbiamo fatto cortocircuiti o comunque lo utilizzeremo per controllare il drone prima di attaccare per la prima volta la batteria in modo tale che non rischiamo di bruciare componenti e sprecare soldi. Saldatore, io ho questo kit qua, molto base, ha tutte le cose che vi servono, sia il succhiastagno che varie punte per il saldatore, sia dello stagno in sé, quindi non dovete neanche comprare dello stagno in più, è già tutto quanto in questo kit. E appunto lo stagnatore ci servirà per collegare tutti i cavi, tutti i componenti assieme sul drone.
Guaine termorestringenti, anche questo è fondamentale per fare un po' di ordine nella nostra build quando magari andremo a saldare, ristagnare determinati componenti, ci serviranno per isolare alcuni cavi, alcuni componenti appunto. Cavetti vari, questi qua si sono messi dei cavi standard proprio perché più avanti, quando inizierete a fare più droni, quando avrete più droni, sarete pieni di questi cavetti in giro per la stanza o per il vostro studio. Ma quando io avevo iniziato ero rimasto un attimo con le mani in mano proprio perché nei vari tutorial che seguivo dicevano sempre di utilizzare questi cavetti in più per fare determinati collegamenti che però io non ce ne avevo perché avevo appena iniziato, cioè erano le prime cose che facevo. Di conseguenza vi consiglio anche qua, vi comprate questo set di cavetti e siete a posto tutta la vita perché sono veramente un sacco. Questa è un'altra tipologia di cavo, in particolare vi consiglio la 12AVG, che è la grossezza dei cavi di alimentazione del nostro drone. Il leggi voltaggio batterie, fondamentale per quando andate in giro, quindi questo vi servirà per controllare quanto sono cariche le batterie. E quindi sì, se siete in una situazione run and go, quindi con lo zaino in spalla, sarà fondamentale per vedere quali batterie sono cariche e quali sono scariche. Stringi bulloni, questo qui è anche fondamentale per stringere le... Ah, si vede anche qua nell'immagine. Per stringere le eliche ai motori. E vi è fondamentale avercelo uno così piccolo per portarvelo dietro, perché molte volte capita che anche quando atterrate, comunque schiantate il drone, come si dice, si allentino i bulloni appunto delle eliche, quindi avere questo aggeggino è fondamentale per essere appunto il più rapidi possibile. Questa colla qui ve la consiglio perché nei video in cui andremo a costruire il drone vedremo anche, andremo a staccare alcune antenne e riattaccarle, e questa colla vi permetterà appunto di far sì che non si stacchino anche in un secondo momento. L'alternativa è la colla a caldo, però il problema della colla a caldo è appunto che col calore rischiate che appunto si sciolga e quindi che comunque l'antenna, comunque le antenne si stacchino, quindi vi consiglio questa colla nello specifico e così non avrete problemi. Una stampante 3D, ovvero la Ender 3, che è quella che utilizzo anch'io, è la più economica, la più basic per fare le robe più diciamo basilari, comunque i componenti del drone che ci serviranno a noi, e vi dico di comprarla per il semplice motivo che in moltissimi video tutorial vi dicono: ok, trovatemi un amico che vi stampi questa cosa, oppure compratevi un componente online, comunque che trovate anche pre-stampe su Banggood o comunque anche su Amazon, sui vari siti. Il problema è che non vanno mai bene al 100% perché il drone, come si dice, i componenti dei droni devono essere modellati sul singolo modello, sul modello specifico. Di conseguenza dovete essere in grado di, come si dice, avere i componenti precisi per il vostro drone. Non potete più di tanto affidarvi a componenti, diciamo, di terze parti, proprio perché magari sono studiati su altri telai, su altri droni, e quindi non sono compatibili. Di conseguenza vi consiglio di comprarla, e come materiale utilizzo questo filamento qui, che questo invece potete comprarlo su Amazon senza problemi. Dopodiché abbiamo delle pinze, queste magari ce le avete già a casa, ma è giusto dire che servono delle pinze. E infine abbiamo questi cavetti qui che sono particolari, nel senso ci serviranno, o comunque li andremo a utilizzare per aggiornare la radio e la ricevente. Quindi sì, questa cosa qua in realtà la vedremo in specifico nel video dedicato al montaggio del drone. Però è importante averceli. Piccola parentesi fondamentale è il fatto che su Banggood i prezzi variano un sacco, nel senso, capita molto spesso che ci siano promozioni lampo, come magari avete visto a schermo qualcosina, che di conseguenza vanno un attimo a modificare i prezzi, comunque i prezzi complessivi del tutto. Ad esempio mi ricordo che la mia radio, quindi la Taranis, io l'avevo pagata sui 90 euro, mentre invece adesso, come abbiamo visto, costa tipo sui 120. Quindi i prezzi sono un attimo indicativi, nel senso che quando voi magari andate a vedere i link che vi mettiamo in descrizione, potrebbe essere che appunto avete prezzi differenti. In ogni caso, adesso vi metterò a schermo le quattro sezioni che abbiamo visto oggi, con i vari prezzi complessivi, diciamo, del carrello, in modo tale che così potete farvi un'idea migliore, comunque completa, di quanto effettivamente costa iniziare a volare in FPV da zero. Altri siti alternativi a Banggood, come magari avete già visto, sono Amazon, e invece un altro sito è HobbyKing, che non abbiamo visto in questo video, che è un sito europeo. L'ho utilizzato qualche volta più che altro per comprare batterie più che componenti in sé. Però in ogni caso, anche lì, i prezzi sono un po' più alti, però i componenti magari vi arrivano un po' prima, ecco.
Bene, per il video di oggi è tutto, ci vediamo la prossima settimana dove andremo a vedere cosa sono i simulatori di volo e come funzionano. Ciao! Un giro completo ce l'abbiamo.